Sì, su impulso dei consigli comunali di Pesaro, anche di Gabicemare, Aspes con le farmacie comunali che gestisce sul territorio, ha deciso di farsi carico dell'IVA sui prodotti che servono per il contenimento del ciclo femminile e quindi su tutta una serie di prodotti che vanno dagli assorbenti ai tamponi piuttosto che alle coppette contiene ciclo, applicheremo uno sconto iniziale di circa il 22-24% a seconda dei prodotti. È una battaglia che viene portata avanti in maniera molto seria, insomma, perché il ciclo, come dice lo slogan della campagna e che si sta portando avanti in tutta Italia, non è un lusso. E noi ce ne siamo fatto carico, consapevoli, insomma, che questa cosa dovrebbe essere poi lo Stato stesso che dovrebbe abbatterla proprio perché al pari di medicinali, di prodotti per la salute, gli stessi prodotti devono essere abbattuti con l'IVA a zero o al massimo al 4%. Sì, è una giornata felice, ribadisco il mio orgoglio in questa iniziativa congiunta di giunta e di consiglio comunale, proprio perché la discriminazione passa attraverso delle azioni quotidiane e noi come amministrazione, come consiglio comunale, siamo felici di poterci opporre a questa discriminazione. La tassa sugli assorbenti femminili è la prova di una discriminazione quotidiana che le donne assumono quasi come se fosse scontata, appunto, ma lo sconto invece avviene in un'altra maniera. Come amministrazione abbiamo deciso di azzerare, grazie all'attività di Aspes come farmacie comunali, la tassa del 22% sugli assorbenti. Questa non è soltanto appunto una scontistica economica, è un punto di parità di genere. Le battaglie di civiltà questa amministrazione le ha sempre combattute, si è sempre messa in prima linea per essere al fianco delle donne, non solo nelle battaglie di parità di genere. Non potevamo sottrarci a questa che è una campagna nazionale, sono tantissimi i comuni e le amministrazioni in Italia che si sono già attivate per azzerare la tassa del 22% sugli assorbenti e noi ci uniamo in questa campagna sperando che il governo al più presto porti a termine l'iter legislativo fermo ormai da mesi, se non anni, appunto su questo argomento. Ci auspichiamo che il governo ci ascolti, che la tassa sugli assorbenti e non solo venga azzerata e che finalmente il ciclo venga non più considerato un lusso, perché assicuro che non lo è.